Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Sono giorni che sto pensando a te, perché poi non mi vieni a prendere. Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite una cantautrice, Yelena Di Marino. A questo punto la domanda più spontanea che sorge, perché ancora non ti conosce, ma poi tanti ti conosceranno, se dovessi descrivere chi è Yelena, come la descriveresti? Ma una ragazza ilenia, una ragazza socievole e solare, mi piace ridere, scherzare, stare in mezzo al pubblico, stare sui palchi. Questa è Ilenia. E a questo punto parliamo tanto del nuovo singolo Amore Partiamo. Quando nasce questo singolo, da cosa trae ispirazione? Probabilmente c'è qualcosa che riporta all'amore. Sì. Questa è una canzone che mi ha scritto Remo, ha scritto il mio produttore Remo Elia e Luca Sala, e io ho voluto fare una sorpresa a mio marito, perché è una canzone che parla d'amore. È una canzone, Amore Partiamo, parla di un amore travolgente, che è il desiderio proprio di evadere in un viaggio senza meta e senza programmi. E questo è anche un messaggio che voglio dare a tutti i ragazzi, a tutte le persone, di avere sempre amore con tutte le cose che facciamo. Abbiamo visto un videoclip dove l'amore e il mare ci sono sempre vicini, un binomio comunque sempre. Abbiamo visto un video. Da chi nasce l'idea questo videoclip? E poi come si è sviluppato alla fine il risultato finale? Sì, no, io l'ho girato qui in Abruzzo, io sono abruzzese, quindi all'inizio siamo andati in montagna, a Fara San Martino, che è un paese famoso dove c'è la pasta de cecco, cocco, del verde, e poi siamo arrivati a Fossacesia Marina, sul Trabocco. Quindi abbiamo fatto montagna e mare, abbiamo E girato lì. invece questa copertina semplice, ma effettivamente elegante, con te, con questo mare in fondo, da chi è venuta questa idea di questa copertina? Ma è partita da me, perché comunque a me il mare mi piace tantissimo. E quindi in questa copertina è partito proprio da me, sì. E appunto, hai detto cantare, ti piace cantare dal vivo. Qual è la sensazione che provi quando qui davanti c'è un pubblico che ti ascolta inizialmente in silenzio, ma poi ti trasmette quell'energia che poi tu ritrasmetti a loro? A quel punto, quale sensazione provi nel cantare? È una sensazione bellissima. Io senza il canto non vado avanti, senza la musica. Canto da quando avevo 12 anni, perché ho iniziato a cantare con Alejandro Baldi, ho sempre fatto la corista fino ad oggi. Quindi per me cantare su un palco è sempre un'emozione. E che differenza passa tra passare dal essere una corista, quindi essere comunque un lato, a essere al centro del palco, che poi sei tu che dai voce alla tua canzone, alle tue canzoni? Sì, è vero, è sempre un'emozione, è molto diverso perché è vero, io con Alejandro sto da un lato, invece quando vado da sola sto, diciamo, al centro dell'attenzione. Per me è sempre un'emozione, come se fosse il primo giorno, però una volta che dopo sto sul palco, il primo pezzo, il secondo pezzo, dopodiché non voglio più scendere da quel palco, voglio continuare. E invece, Sì. quale ricordi la prima volta che sei salita sul palco come corista, poi dopo comunque andata, ma soprattutto come corista di Alejandro? E qual è stata la tua sensazione, le tue emozioni che hai provato in quel caso? Anche se poi eri concentrata, il pubblico davanti non ci facevi caso, però comunque sentivi quell'energia che veniva sia da Alejandro che dal pubblico.
Sì, è vero. No, la prima volta che sono salita su un palco avevo due coriste, quindi avevo una corista a destra e una a sinistra. Io stavo in mezzo. E sì, alla fine mi è venuto un mal di testa grande perché ero troppo emozionata, però è stato bello. Sì, era vedere tanta gente sotto, io stavo sopra, mi faceva un'emozione fortissima. E Però invece, adesso sono abituata. qual è la sensazione che provi quando qui davanti scendi al palco e incontri le persone che ti salutano, però li vedi con quegli occhi lucidi, contenti, perché probabilmente sei riuscita a dare quelle emozioni in più che neanche loro si aspettavano, ma tu in quel momento che provi a quel punto? Provo tanta emozione, tantissima. Anche i concerti che ho fatto quest'estate sono stati bellissimi, perché poi quando vedo che il pubblico è caloroso, allora mi piace ancora di più. Sì. Scrivi anche i tuoi testi, le tue canzoni. Che differenza passa nel passare, soprattutto utilizzare un linguaggio italiano dove il linguaggio può essere troppo dispersivo, oppure riesci un po' più, essere un po' più sintetica o ermetica? No, sintetica, sì. È vero, sì. E invece nasce prima la musica oppure nascono prima le parole, oppure nascono insieme in caso nella creazione di una canzone? Ma nella creazione di una canzone, vabbè, io non scrivo, però nasce prima la musica e dopo nasce il testo. Sì. A questo punto progetti futuri, oltre a promuovere chiaramente questo singolo, eventi live e tante altre cose in programma? Farò altri pezzi, andrò avanti, vediamo come va. Quindi c'è la possibilità poi in futuro fare un disco, rimanere solo in digitale oppure anche un disco fisico? Ah, per il momento digitale e poi si vedrà. Se anche perché non mi voglio fermare, voglio continuare ad andare avanti. Io guarda, intanto ti ringrazio per essere stato ospite. Noi Grazie a voi. ci diamo appuntamento per i prossimi brani, ma ci racconti come procede questo mondo discografico che chiaramente ti porterà tanta fortuna. A questo punto ci mancano due cose fondamentali: dove poterti raggiungere per ascoltare i tuoi brani e i saluti finali. Allora, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. E su tutte le piattaforme digitali. E io vi ringrazio tanto, tantissimo, e ci vediamo presto. Studio 7 TV e Sport Piciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Sono giorni che sto pensando a te, perché poi non mi vieni a prendere.